Ciao a tutti ragazzi, io sono Alfred per Ultimate Team FIFA Italia e oggi sono qui con la player review di Theo Walcott If. Questo giocatore era forse uno dei più attesi di questo Team of the Week, anche perché, come si vede dalla carta, c'è quel 97 di velocità che spicca e che lo rende probabilmente uno dei giocatori più veloci di FIFA. Mi aspettavo tanto da lui, ma sinceramente quello che mi ha dato è stato poco e niente. Andiamo a vedere nel dettaglio. Come ho detto, la caratteristica migliore, e come è ovvio, è sicuramente la velocità. Troviamo un 97 sulla carta, che si divide in 97 di velocità scatto e 98 di accelerazione. I valori sono assurdi. Quando questo giocatore prende palla e si inizia a scattare con il tasto R2 o RB, sì, dell'Xbox, praticamente si arriva in porta in pochissimo, viene superato chiunque gli si perde davanti, i terzini veloci, i difensori fisici, chiunque. Lui li supera tutti in velocità. Per quanto riguarda invece il dribbling, abbiamo un 84 sulla carta e un 84 di dribbling puro in game. Allora, il dribbling, quello stretto, forse anche per l'82 di controllo di palla, che non è male ma non è sicuramente una cosa eccelsa, e le 3 stelle skill, quelle sono un contro, non è perfetto, ma non lo inserito tre contro, anche perché con un giocatore veloce così capirete che il dribbling stretto verrà fatto quasi mai, perché lui corre e più che altro qui si parlerà del dribbling ampio, ovvero quello in cui i movimenti della levetta sono un po' più continuati e in cui egli copre parecchi spazi di campo solamente con il dribbling. Infatti anche con un 86 di agilità questo dribbling non è male, però non l'ho voluto inserire né tre né tre contro, perché sicuramente si poteva fare di meglio. Per quanto riguarda invece il tiro, arriviamo alla cosa che mi ha deluso di più. Nonostante i valori in game dicano 88 di finalizzazione con 82 di tiro sulla carta, devo dire che Walcott, ahimè, 3 tiri su 4 li sbagliava, li tirava fuori da qualsiasi posizione, li tirava fuori o sul palo di potenza, nonostante la potenza tiro di 80 non sia male, a giro c'è un valore di 74, però di solito questi valori sono sempre un po' bugiardi in positivo perché c'è sempre qualcosa in più, invece di Walcott mi sembrava addirittura in negativo, e anche di long shot, meglio non parlarne, c'è un valore di 71, sembrava 40-45 al massimo. Non arrivavano neanche in porta a volte. Ho fatto qualche gol, qualche volta sono riuscito a segnare come avrete visto dalle clip, però mi aspettavo decisamente di più, anche perché essendo una prima punta deve saper finalizzare senza alcun dubbio, quindi i tiri sono sicuramente un contro. I passaggi invece abbiamo un 78 sulla carta, che si dividono in 80 di passaggi corti e 67 di passaggi lunghi, che uniti al 79 di visione rendono il suo passaggio discreto, non brutto ma non nemmeno ottimo, infatti non è né 3 pro né 3 contro, anche perché Walcott deve ricevere i passaggi, deve inserirsi e partire e non far salire la squadra sicuramente. Per quanto riguarda appunto il posizionamento, abbiamo un 87 sulla carta, che unito al work rate alto-basso dovrebbe essere qualcosa di fantastico, ma in realtà non l'è assolutamente. Infatti molte volte va a prendersi la palla in difesa a centrocampo, soprattutto dei calci d'angolo, quando, per come la vedo io, un giocatore così dovrebbe stare lì davanti, prendere palla, partire in contropiede e arrivare in porta, cosa che lui non fa. Qualche inserimento a volte capita, però nonostante sia buono, sicuramente mi ha fatto inserire il posizionamento 3 contro. La forza fisica è solamente di 62, quando corre a volte viene subito stoppato dai difensori fisici quando non riesce a dribblarli nello stretto, come ho detto, e quindi forse un po' di forza in più avrebbe sicuramente aiutato. E un altro contro ancora, questo giocatore purtroppo ne è pieno, è la stamina. Troviamo un 78 sulla carta in game, e nonostante questo si stanca praticamente intorno al 65-70, continua sempre a correre e forse in proporzione ai difensori gli corre anche di più del normale, però il controllo palla è come se scendesse, quindi è difficile appunto controllare la palla e arrivare in porta. Quindi andiamo a ricapitolare i pro e i contro di questo giocatore. Troviamo tra i pro sicuramente la velocità,
una delle migliori del gioco, non c'è nulla da dire. E 3 contro abbiamo invece i tiri, le 3 stelle skill, la stamina e il posizionamento. Il voto finale che gli do è un 6,5, proprio per quei tiri che secondo me dovrebbe essere una delle caratteristiche più importanti per una prima punta come lui, e per le 3 stelle skill che, se fossero state 4, avrebbero sicuramente aiutato tantissimo il dribbling stretto, perché molte volte per scartare i difensori e con le skill e con la finta di tiro risultava abbastanza macchinoso, e quella forza fisica che comunque è bassa faceva in modo che subito gli veniva rubata palla. Quindi per questo arrivo è tutto, se vi è piaciuto lasciate un mi piace, un commento e iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Da Alfred è tutto, alla prossima, ciao a tutti!